Nella prima settimana di questa Summer School abbiamo incontrato diverse persone che lavorano all'interno della struttura. Vediamo un po' come è la situazione, cos'è il museo. Abbiamo potuto vedere cosa c'è dietro una mostra e cosa c'è dietro a tutto l'allestimento delle sale. Abbiamo incontrato i collaboratori che lavorano all'interno di Palazzo Madama e ci hanno spiegato di cosa si occupano. Ho conosciuto delle figure professionali che lavorano all'interno del museo delle quali non sapevo l'esistenza. Mi è servito molto per lavorare in gruppo. Ho imparato molte cose riguardo l'arte, ma non solo. Abbiamo imparato come si allestisce una mostra, lavorare insieme. Ci vuole un lavoro molto lungo e dettagliato. Ricorderò il lavoro di gruppo, l'impegno che ci devi mettere dietro. Mi è piaciuto molto andare al Museo del Novecento. Al Museo della Resistenza, perché avevo già preparato un lavoro che riguardava proprio i bombardamenti sulla città di Torino e quindi l'ho trovato un approfondimento molto interessante. Per il mio futuro lavorativo sarà molto importante l'aspetto delle interviste e delle fotografie alle opere e alle attività da noi svolte. Abbiamo incontrato un artista, Elisa Sighicelli, che abbiamo avuto la fortuna di intervistarla e abbiamo capito molte cose su come un artista lavora. Mi è piaciuto il lavoro che abbiamo svolto manualmente in laboratorio. Mi è piaciuto lavorare con l'argilla e fare altri laboratori attraverso le piante del giardino di Palazzo Madama come soggetto. Mi è piaciuto molto lavorare l'argilla e la possibilità di conoscere nuove persone. In questa Summer School abbiamo imparato a collaborare fra di noi. Ricorderò i legami forti di amicizia con gli altri ragazzi del gruppo. Il gioco di squadra che viene utilizzato anche per lavorare a volte. Mi servirà soprattutto nel futuro perché abbiamo imparato anche a stare a contatto con le persone. Il progetto si è concluso con l'allestimento della mostra, di lasciare il segno, ed è un po' la somma di tutto il percorso che abbiamo fatto. E il tema appunto è l'impronta. Pronta innanzitutto perché riporta all'epoca passata e soprattutto riporta a noi, poiché abbiamo appunto lavorato in museo per 2 settimane e volevamo lasciare proprio la nostra impronta vera e propria.